Beh, presentarmi come artista in tre parole, vediamo. Freak, curioso e a tratti fiabesco. La tecnica che uso maggiormente in questo momento è il collage digitale, però non sono mai, diciamo, coerente da questo punto di vista. In passato ho utilizzato acquerelli, tempere e soprattutto matita. Allora, il mio pensiero nella opera di Ink era stato di metterci il cuore e l'ho fatto proprio fisicamente. Ho messo il cuore, ho messo anche il simbolo di Milano che sono i piccioni e poi i denti perché mi piaceva questa idea di mordere la vita, quindi di essere un po' aggressivo e di saperla un po' dominare. Allora, cosa mi stimola creativamente? Creativamente, tutto ciò che è inusuale, tutto ciò che ha un lato nascosto mi porta ad esplorarlo, ad essere un po' più sì, di ricerca, la ricerca dello strano e del diverso, quello sì, mi stimola tanto. Allora, tra le varie tecniche che utilizzo al momento e con cui mi piace anche in qualche modo giocare, ci sono gli acquerelli e le tempere. Anche se ho sempre utilizzato tantissimo le penne, una semplice Bic su carta. Tra i tanti artisti che mi hanno ispirato, sicuramente c'è Frida Kahlo, Basquiat, Goya. Tra i contemporanei mi piace tantissimo il percorso che ha Vezzoli. Quello che deve, secondo me, in qualche modo al momento aiutare gli artisti, soprattutto gli emergenti, potrebbe essere la curiosità. Il fare molta ricerca e soprattutto di tenere duro sempre perché avranno tantissimi, tantissimi no, e chi se ne frega. Del progetto Ink mi piacevano innanzitutto le teste che c'erano dietro, che trovo molto forti e molto valide, e quindi mi ha spinto quest'idea che hanno di parlare attraverso gli artisti. Danno la possibilità di potersi esprimere senza i vincoli che di solito il mercato vuole. E quindi l'ho trovata di una forza che mi ha spinto a voler dire sì, voglio fare un lavoro con loro, con Ink. Mi ha anche spinto il poter mettere il mio mondo inesplorato su tessuto e che lo ha reso un progetto sicuramente unico che non ho mai visto. E poi anche il fatto che sia un collante tra le diverse personalità ed artisti che ruotano attorno a questo mondo e che lo rendono quello che è, Ink. La mia ultima esibizione mostra è stata fatta in Veneto con un fotografo che si chiama Luca Casonato e ho voluto parlare per la prima volta dei miei encordi. Infatti il titolo, diciamo, di questa mostra è Il colore dei encordi. Rispetto al passato, a come avrei trattato il tipo di percorso, diciamo, delle opere per la mostra, qui ho voluto essere un po' più delicato, un po' più dolce anche verso me stesso. Diciamo che il risultato vi potrebbe sorprendere, comunque è qualcosa che un po' lontano rispetto a quello che io propongo. Cosa posso rivelare nei miei prossimi eventi? Sicuramente un'altra esposizione a Milano, dove andrò ad unire anch'io la fotografia e capirete anche con quale tecnica fotografica e i disegni. Volevo ritornare un po' alle origini e riproporre un tema che a me sta molto al cuore, che è quello, tra virgolette, del malessere umano come chiave per arrivare al benessere.